Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questa nuova rubrica delle news della domenica che verrà ogni domenica un nuovo episodio. E qui con me c'è Mister L, ragazzi, come sempre. Prima di cominciare col video vero e proprio, io mi scuso per la mancanza di video e per il fatto che porto solo MV, ma ragazzi, io non ho nessuna console, quindi non posso fare niente. Bene, come avrete visto tutti, tra qualche mese uscirà la PS4 Pro, che è il dirigente della Microsoft. Albert Pennello ha dedotto che non è abbastanza potente per supportare dei giochi veri e propri 4K, perché ha solamente 4,2 teraflops invece di 6 teraflops come dovrebbe avere una Xbox Scorpio, che infatti dovrebbe supportarli in modo naturale. A mio parere questa qui è un po' una boiata, perché uno che ha una PlayStation 4 non penso che vada a comprarsi una PlayStation 4 Plus. Cioè, o almeno sono io che penso questa roba qua, perché non ho nulla con cui poter giocare, quindi sono invidioso degli altri. Beh, se vuoi, se hai una TV 4K magari te la vuoi comprare, ma dato che la maggior parte di Sì, noi dai. se è povera, non se la comprerà Scherzi a mai. parte, a me uno che ha una PS4, ragazzi, che ormai quasi tutti hanno una PS4, non penso che vada a spendere altri soldi per farsi una PS4 Plus, che poi che cos'ha? Una grafica un po' migliorata, ventole un po' più, fanno meno rumore, cioè. E sembra una tonda a testrati soprattutto. A me sembra un'enorme boiata questa qui, ragazzi. Inoltre si dice che la PlayStation 4 Pro, per quanto possa essere meno potente di Xbox Scorpio, potrebbe superarla nelle vendite anche perché esce tra pochi mesi, mentre Xbox Scorpio dovrà uscire a 2017. Comunque, i giochi per PlayStation Plus dopo tanti soldi di abbonamento di questo mese saranno Tomb Raider Definitive Edition e Killzone Shadowfall. Due giochi assolutamente meritevoli, nonostante sia stato ufficiale che non usciranno mod di Fallout 4 su PS4, la Bethesda ha comunque detto che si impegnerà per farle portare su PS4. Quindi mi dispiace, ma non vedrete mucche volanti nei miei gameplay di Fallout. Mi dispiace. Bramini volanti. Bramini volanti, scusa. E il 23 settembre è uscito Warhammer 40.000 Eternal Crusade, che è un gioco che se siete appassionati di Warhammer potreste anche comprarlo. Warhammer 40.000 è conosciuto meno della serie Warhammer in generale. E praticamente è Warhammer solo che è ambientato in un mondo futuristico e nello spazio. Quindi vi ritroverete davanti ad avere probabilmente orchi in tute spaziali. E ciò la vedo un po' azzardata come mossa da questo punto di vista, che mi sembra veramente un po' troppo fantasioso. Mentre i giochi per Xbox Gold saranno Super Mega Baseball Extra Innings, The Escapist, e su Xbox 360, ma anche Xbox One, tanto che avete la retrocompatibilità e noi poveri giocatori di PS4 no, MX vs ATV Reflex e I Am Alive. Il 14 ottobre uscirà la beta di Call of Duty Infinite Warfare per PS4 e il 21 ottobre di Xbox per Xbox, quindi potremo vedere se sarà meritevole oppure brutto come tutti gli altri, o almeno dicono che sarà brutto, dato che la trama non è così brutta come dicono. Infatti Chris mi ha suggerito, o meglio, mi ha ordinato di fondarmi subito a casa sua il giorno dell'uscita della demo, così faremo il primo gameplay assieme, sperando che attivi qualcosa. Anche se sarò a scuola, dirò ai miei di aprirgli le porte per farlo giocare prima lui e dopo io, così potrà dirmi se sarà brutto o meno. E arriviamo dunque al sodo, parliamo di YouTube Heroes, come pochi avranno visto, ma noi sicuramente abbiamo visto. Ok ragazzi, lasciate che vi spieghi. Il canale ufficiale di YouTube, da quello che ho visto, da uno dei canali ufficiali di YouTube, è stato annunciato un video che tra poco, perché questa cosa qui non è ancora stata ufficializzata ancora, uscirà YouTube Heroes. Cos'è praticamente questo YouTube Heroes? Tu, in qualità di utente, avrai la possibilità, come se fossi in un gioco, di diventare, come dire, di ottenere punti e di salire di livello. E se, su YouTube, Come ragazzi. in Fallout o Skyrim. Esatto. E come ottieni punti e sali di livello, quindi? Lo fai o sottotitolando i video di altri youtuber, e questa qui a mio parere è stata un'ottima iniziativa. Dato che Mister L sarà tipo di livello 3000. Ah già. Oppure segnalando i commenti o i video. E sta roba qui non è piaciuta, ragazzi, perché YouTube non è che sta a, come dire, che se tu gli segnali qualcosa arriva un tipo che lavora per YouTube, si guarda il video e poi dice sì va bene, no non va bene. Escono centinaia di video al giorno, ragazzi, su YouTube, e non inclusi i possono. nostri. Esatto, e quindi loro non possono smistarli. E quindi nel momento stesso che uno youtuber ha un numero abbastanza alto di hater, oppure dice qualcosa che a una persona non va proprio bene, non va proprio a genio, potrebbe ritrovarsi ad avere, non dico il canale, ma il video cancellato, o nel peggiore dei casi anche il canale. E ciò può essere veramente un problema per alcuni youtuber che magari tendono ad alzare un po' il tono di voce anche dove non è necessario. Oppure, nei peggiori casi, se uno vuole, magari anche uno youtuber abbastanza famoso, vuole essere proprio di livello massimo, dove tipo, per esempio, ti danno anche delle esclusive che devono ancora uscire, magari si mette anche a segnalare video che neanche ha visto per salire di livello. Esatto, infatti
quando si salirà di livello si avranno accesso ad alcune, oltre che a una schermata molto più semplice per segnare video, si avrà, cioè, infatti qua è molto divertente per segnalare più video contemporaneamente. Sì, praticamente c'è la schermata completa davanti a te, davanti a voi ragazzi, e tu puoi con un semplice click puoi proprio segnalare video a bestia senza neanche guardarli, perché metterlo troppo veloce questo qui. Tenendo punti si avrà anche accesso ad alcune o alcune applicazioni demo, potremmo dire, che ancora potreste anche diventare un beta tester, penso. YouTube spende centinaia di migliaia di euro per poter garantire i propri server. Siccome, come detto prima, vengono caricati su YouTube centinaia di video al giorno. E per poterli tenere tutti quanti caricati, bisogna di un enorme numero di server. E il punto qual è? YouTube vive per mezzo dei soldi che si fanno tramite le pubblicità. E sapete come funzionano le pubblicità. Voi avete la partnership. Poi lo youtuber guadagna parte dei soldi che ottiene, che quando un utente guarda la pubblicità, lo youtuber tiene parte dei soldi, e un'altra parte dei soldi va o direttamente a YouTube oppure alla partnership che poi se lo spartisce con YouTube. Quasi tutti gli utenti di YouTube, ho sentito, perlomeno ormai la maggior parte, stanno usando un'applicazione chiamata Adblock. Questo adblock permette di non vedere le pubblicità su YouTube, e ciò a mio parere è molto sbagliato, perché YouTube è una piattaforma gratis, e se c'è la pubblicità vale la pena guardarla, ragazzi, non è nemmeno fastidiosa. Al massimo dovete aspettare 30 secondi per i video lunghi, ma poi dopo un po' non vi compaiono più. Proprio anch'io ho sperimentato questa cosa qui, ragazzi. E YouTube quindi, ritrovandosi ad avere meno soldi, un incasso inferiore per via della maggior parte degli utenti che usano adblock, e ritrovandosi ad avere costi sempre maggiori per via dei server con i quali tenere caricati i video, si ritrova a non avere abbastanza personale, non ce l'avrebbe comunque perché i video che vengono caricati sono troppi, non avrebbe abbastanza personale per poter segnalare i video inopportuni, quindi lo fa fare agli utenti, anche se ciò è sbagliato. Quindi ragazzi, dopo tutto questo giro di parole che io e Chris abbiamo fatto, speriamo che il video vi sia piaciuto, supportate la rubrica e comunque diteci la vostra opinione su questo YouTube Heroes. Ciao a tutti.